L'Abruzzo mostra capacità di resilienza, secondo l'economista Giuseppe Mauro, il quale afferma che una delle principali sfide che deve affrontare è quella dell'innovazione. Durante l'Abruzzo Economy Summit, che si è svolto all'Aurum di Pescara, il professor Mauro ha illustrato un'attenta analisi che ha elaborato sulla situazione economica regionale. Ha spiegato che, nonostante la crisi finanziaria del 2007-2008, la pandemia del 2020 e l'attuale conflitto bellico, eventi negativi di straordinaria importanza, la regione Abruzzo ha mostrato capacità di resilienza mantenendo nel rapporto export valore aggiunto un'incidenza praticamente doppia rispetto al mezzogiorno. L'export costituisce il fiore all'occhiello del tessuto produttivo abruzzese. Secondo l'Istat, nel trimestre 2023 l'occupazione è cresciuta di ben 21.000 unità lavorative, con una percentuale del 4,4% rispetto al periodo precedente, l'Italia l'1,7%. Inoltre, con un tasso di attività del 67,1% nel terzo trimestre del 2023, l'Abruzzo supera il valore nazionale, che è pari al 67,7%. C'è un aspetto che si è verificato soprattutto nell'anno 2020-2021, cioè all'indomani della pandemia, con la ripresa, dove l'Abruzzo si è agganciato in maniera, direi, davvero interessante a una ripresa molto forte sotto tutti i punti di vista, soprattutto per quanto riguarda il prodotto interno lordo e per quanto riguarda il mercato del lavoro, che poi all'interno del mercato del lavoro ci sono problemi connessi alla componente generazionale, alla componente giovanile, alla distribuzione tra tempo determinato e tempo indeterminato. Questi problemi ovviamente esistono, però da un punto di vista della rappresentazione complessiva noi abbiamo avuto circa 21.000 posti di lavoro in più, che è un buon dato, no? Ed è dopo un periodo piuttosto difficile per l'automotive. È noto che c'è stato un problema di interruzione della fornitura di componenti intermedi per il prodotto finale. Ecco, l'automotive nell'ultima rilevazione del secondo trimestre 2023 registra una crescita del 12%, che ovviamente per il peso enorme che ha nella struttura delle esportazioni abruzzesi spinge verso l'alto tutto il settore. E oggi l'automotive copre a un peso del 37% sul totale esportato, quindi davvero un peso importante di specializzazione, che è superiore anche all'Italia.